Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, ormai ci conosciamo, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale, invitate anche i vostri amici a fare altrettanto. Ah, vi raccomando, anche un like a fine canale o anche adesso, che non fa male. Allora, oggi voglio presentare questa soluzione. Ho utilizzato questo cuscinetto da imballaggio per eliminare circa 10 decibel dalla mia stampante. Sembra una scemenza, ma effettivamente ha funzionato e sta funzionando. Anche mia cognata giù non sta sentendo niente nell'uso di questa stampante. Questo materiale lo potete trovare tranquillamente negli imballi dei televisori, nelle stampanti, lo trovate ovunque. Non è da confondere con il poliestere, che a sé di resto, il poliestere è molto più duro. Questo qua è molto più soffice. In pratica, una soluzione del genere esiste anche su internet, su Amazon lo vendono come articolo antivibrazione, che è fatto in gomma, costa dai 10 ai 50 euro. Però visto che io sono tipo alla mano, che cerco di riciclare tutto, questo cuscinetto qua ce l'avevo conservato nel mio armadietto, perché avevamo comprato al lavoro una stampante circa 2 anni fa e io l'ho conservato nell'eventualità che mi poteva essere utile. E proprio ieri l'ho sperimentato e di la verità funziona benissimo. Quindi non so se riesco a farvi una foto, anzi posso fare di meglio, cercherò su internet il nome di questo prodotto, così il link, cioè metterò il link in descrizione, così lo potete comprare anche voi. Vi dirò che rispetto al cuscinetto in gomma, questo qui penso che costerà forse 1 euro al metro quadrato. Quindi a questo punto vedete che comunque la stampante sta stampando un supporto che mi servirà per mettere l'illuminazione sulla stampante. Poi quando finirò farò un altro video. Allora, quindi spero che questo sistema possa essere utile anche a voi. Vi auguro buona giornata e vi raccomando un like.